Ragazzi, io sono Jenny, bentornati sul mio canale o benvenuti se siete nuovi. Allora, oggi faremo un book tag, ne faccio pochissimi sul mio canale, quindi mi sembrava bello poterne fare un altro. E questo book tag si chiama praticamente Abitudini del lettore o libri dalla alla Z, adesso non so come lo chiamerò. E tutte le domande le trovate su blog.pianetadonna.it, quindi potete scrivere Pianeta Donna, lettori, A, la Z, e lo trovate. Allora, partiamo subito. La prima lettera A, un autore con la A maiuscola, quello di cui hai letto più libri. Penso che l'autore e l'autrice di cui ho letto più libri sia Federica Bosco, se non mi sbaglio dovrebbe essere lei, perché da piccolina l'amavo e poi ovviamente ho continuato a leggere i suoi libri e mi piace moltissimo come autrice, e quindi penso che sia proprio lei. B. Bevo responsabilmente mentre leggo, quindi cosa bevo mentre leggo? Allora, io non bevo quasi mai mentre leggo e so che sbaglio, ma se dovessi bere penso che sarebbe o l'acqua o il tè, qualche tisana d'inverno. C. Confesso di aver letto 3 metri sopra il cielo di Federico Moccia, ma penso l'abbiano letto tutti. D. Dovrei smettere di... Allora, purtroppo dovrei smettere di comprare libri quando ne ho ancora tanti da leggere, ma... ormai penso che sono entrata in un loop che ogni volta che esce qualche libro nuovo che mi piace la trama dico vabbè, intanto lo prendo, poi lo leggerò, e poi è lì. Ne ho tantissimi ancora da leggere, ma mi piace scegliere. E e-reader o cartaceo? Ovviamente cartaceo. Ho comprato, anzi mi hanno regalato l'e-reader, il Kindle, ma lo uso poco, qualche volta in viaggio, ma ho dei libri anche lì che sono in lettura. F. Fangirl impenitente di, ovviamente, Elisabetta Agnone con la serie di Fairy Oak. Cioè, vogliamo parlare di Fairy Oak? Allora, l'anno scorso è uscito Una storia perduta e quest'anno so che uscirà il seguito. Mio Dio, che hype assurdo che ho! Cioè, sto aspettando solo quello, l'ottobre, per il libro di Elisabetta Agnone, la nuova saga di Fairy Oak, bellissima. G. Genere preferito e che di solito non leggi? Allora, il genere preferito è la narrativa e il thriller, e solitamente non leggo fantasy, anzi quasi mai leggo fantasy. H. Ho atteso a lungo per Un angelo per sempre di Federica Bosco. In realtà non l'ho atteso perché non sapevo della sua stesura, ma quando l'hanno annunciato l'ho dovuta assolutamente comprare. Se non sapete di cosa sto parlando, è praticamente il seguito della saga dell'angelo di Federica Bosco, appunto Innamorata di un angelo, Il mio angelo segreto, Un amore di angelo e adesso Un angelo per sempre, e non vuole chiamarlo quadrilogia, ma è una trilogia più un libro separato, e penso che quello sia stato il libro che ho atteso più a lungo, nel senso che quando l'avevo finito 10 anni fa volevo saperne di più, e quando ho saputo il seguito ovviamente ho detto ok, ho atteso troppo tempo per poterlo leggere e l'ho comprato assolutamente. I, in lettura al momento. Allora, i miei libri, i libri che sto leggendo sono La città dei vivi di Nicola La Gioia, e sono a metà, pagina 213, e poi sto leggendo L'arte di legare le persone di Paolo Milone. Allora, La città dei vivi praticamente racconta del caso di cronaca più cruento successo a Roma nel 2016, dell'uccisione di un ragazzo, Luca Varani, mentre L'arte di legare le persone è praticamente il diario di uno psichiatra, bellissimo, tutti e due assolutamente bellissimi. Perché ne sto leggendo due? Perché uno lo porto al lavoro, così nei momenti liberi posso leggere, o comunque lo leggo principalmente a casa, mentre l'altro è quello che mi porto dietro quando viaggio perché è piccino, quindi solitamente ne ho sempre uno grande e uno piccolo in lettura. L. Luogo preferito per leggere? Allora, il mio luogo non preferito, ma quello in cui mi trovate di più, è il divano. Qua a Padova il divano, mentre a casa Udine principalmente il letto, perché sono quasi sempre in camera.
D'estate o in primavera assolutamente il giardino, l'aria aperta, gli uccellini. Ecco, se potessi, se avessi un giardino qua a Padova, probabilmente leggerei all'aperto, ovviamente quando la stagione lo permette. Miglior prequel di sempre. Purtroppo qua non ho niente da dire perché non leggo assolutamente saghe, quindi non ho prequel da leggere o che ho letto. Non vorrei mai leggere un libro perché mi obbligano a leggerlo. Purtroppo per lavoro, tempo fa ho dovuto leggere per forza dei libri. Per fortuna alcuni li avevo scelti. Diciamo che non vorrei mai leggere un libro solo perché lo vuole qualcun altro, ecco. Poi ho Once More, un libro che hai letto tante volte ma rileggeresti ancora. Allora, io difficilmente rileggo un libro che ho già letto perché ne ho così tanti da leggere che non ho tempo, anzi non utilizzo quel tempo per leggere un libro che ho già letto, a meno che io non me lo sia proprio dimenticato, ma è raro la volta in cui succede con un libro che mi piace proprio. Ma se dovessi rileggere un libro che ho già letto, probabilmente rileggerei Anima di Waeji Muawad perché è stato bellissimo. Perla nascosta, un libro che non ti aspettavi fosse tanto bello. Allora, un libro che non mi aspettavo fosse tanto bello è Clean Tabula Rasa di Glenn Cooper, bellissimo, proprio leggero e molto molto scorrevole, piacevolissimo. E l'altro invece è un saggio di Harari che è Homo Deus, una breve storia sul futuro, che sono contentissima di averlo comprato. Non volevo comprarlo perché io ho 21 lezioni sul XXI secolo, che però dovrebbe essere letto dopo Homo Deus. Homo Deus non l'ho ancora finito, ma posso dirvi che è un libro bello perché solo con le prime pagine, le prime 50 pagine, mi si è aperto un mondo, cioè mi si è aperta la mente. È davvero illuminante come scrittore, come lettura. Io ci ho anche sottolineato che di solito non sottolineo mai i libri, ma questo dovevo sottolinearlo. Molto molto bello. Questioni irrisolte, un libro che non sei riuscita a finire. Purtroppo non ho finito Espiazione di Ian McEwan e so che molti di voi mi avevano detto di continuarlo. Per ora è messo lì. La trama ogni volta che la leggo mi ispira un sacco, però poi la lettura e la scrittura era troppo, troppo pesante e l'ho abbandonato. Rimpianti letterari, serie interrotta o libri perduti che non potrete finire di leggere. Allora, non ho rimpianti letterari, non ho mai perso un libro, penso di non aver mai perso un libro, e se l'avessi perso non me lo ricordo, quindi non ho assolutamente il rimpianto di averlo perso. Serie iniziate e mai finite. Allora, una serie che ho iniziato e che non ho mai finito è la serie di Shadowhunters. La serie di Shadowhunters io avevo letto i primi quattro libri, quindi Città di Ossa, Città di Vetro, Città degli Angeli Caduti e Città delle Anime Perdute, e poi ho smesso perché stavano uscendo così tanti Shadowhunters, e infatti sta scrivendo ancora, che mi sono stufata di continuare perché erano troppi e non riuscivo più a starne dietro. E penso sia stata anche una delle uniche serie Young Adult Fantasy che ho letto. Tre dei tuoi antagonisti preferiti. Allora, qua non ho messo niente perché non leggendo tanti fantasy, anzi, non leggendo praticamente fantasy, non ho antagonisti e non mi è venuto in mente nessun antagonista che magari di narrativa o giallo che proprio non mi piace, e quindi anche qua non ho niente. Un appuntamento con un personaggio di fantasia. Beh, ragazzi, se mi conoscete, fate pausa questo video e scrivete sotto qual è il personaggio di fantasia che vorrei incontrare. Molto molto difficile. Allora, quello che vorrei incontrare sono, allora, o V o Babu, quindi o Vaniglia o Pervinca Periwinkle della saga di Fairy Oak. Cioè, streghe, cosa? Ovvio, sono i personaggi della fantasia della mia infanzia e quindi assolutamente Pervinca di Fairy Oak. Allora, V vorrei non aver letto. Non mi pento delle mie letture, delle letture che ho fatto, perché se una lettura non mi piace, probabilmente l'abbandono. Se invece l'ho conclusa, probabilmente ha lasciato qualcosa dentro di me, e se non l'ha lasciato, amen. Però non mi pento di aver letto nessun libro.
C'è tutto il tempo che dedico alla lettura, comunque per me non è tempo sprecato, quindi sono contenta di tutte le letture che ho fatto finora e calcolate che sono più di 100 libri. Zeta, ultima domanda. Zanna avvelenata, quel finale che proprio non vi è andato giù. Allora, il finale che proprio non mi è andato giù è il finale di Io prima di te. Allora, lo so, lo so, lo so che moltissimi diranno: ma quello di Io prima di te è giusto così, la scelta era su di lui, doveva scegliere lui, però io a quel tempo ero un'inguaribile romantica, avrei voluto che lei gli facesse cambiare idea. E quindi mi rimarrà sempre lì il finale di Io prima di te, ho pianto tantissimo e non mi è piaciuto assolutamente, troppo, troppo triste. E niente ragazzi, questo era il book tag e se volete anche voi rispondere alle domande, ve le lascio qua sotto nell'info box oppure ascoltando il video lasciatemi un commentino con le vostre risposte in modo tale da scambiarci anche i consigli letterari. E se questo video vi è piaciuto lasciate un like, un commentino e iscrivetevi al canale. Non dimenticatevi di attivare la campanellina in modo tale che vi arrivi la notifica ogni volta che uscirà un mio nuovo video. Ciao!